Assessore Rolfi, a Rovato dal 3 al 6 aprile la Fiera della Carne, siamo arrivati alla 130esima edizione, è veramente una tradizione ormai per il luogo. Assolutamente sì, conferma la centralità di Rovato che si traccia nella storia come luogo di mercato, luogo di traffici, luogo di zootecnia. È una realtà, la provincia di Brescia che ha la leadership nel campo dell'allevamento dei bovini da carne, oltre il 25% diciamo, del numero complessivo di vitelli da carne sono in Italia, sono concentrati lì, in una regione, la Lombardia, che ha oltre 1,5 milioni di bovini, leadership nella zootecnia da latte, da carne, quindi voglio dire il settore della carne ha il suo cuore in Lombardia, quindi puntare su questo settore è importante nelle politiche agricole ma anche nella promozione del consumo di carne, purtroppo in calo, purtroppo negli anni passati anche ingiustamente e con delle fake news strumentalizzata, noi vogliamo rilanciarlo perché consumare carne è importante per la dieta a partire dai primi anni di vita ed è importante consumare carne dalla filiera italiana. Quindi un'occasione anche per riflettere della crisi sulla suinicoltura che è emersa anche dall'ultimo rapporto sull'agroalimentare. Beh, quella è una filiera che oggi ha delle difficoltà legate ai prezzi, anche se negli ultimi giorni c'è un movimento positivo, che ha tanti fattori, da un lato l'eccessiva importazione di prodotto dall'estero, dall'altro lato un non corretto funzionamento del meccanismo di fissazione dei prezzi, la cosiddetta CUN nazionale, e da ultimo la mancanza di una progettualità da recuperare di valorizzazione di tutto il suino, non soltanto la coscia, ma di tutto il suino, che noi dobbiamo fare con maggiore determinazione, con maggiore chiarezza, anche per consolidare la nostra presenza nei mercati esteri, anche quelli che stiamo aprendo ora. Io voglio ricordare l'importante novità nel memorandum, nella Via della Seta, dell'apertura del mercato cinese alle carni suine. Ecco, se noi andiamo in Cina dobbiamo andare promuovendo e valorizzando la qualità del prodotto italiano. Ecco, la qualità che servirà anche a magari rassicurare chi è ancora scettico, magari anche sulla sicurezza di alcuni prodotti che vengono dall'estero. Ma qua va fatto un lavoro di comunicazione molto efficace, ossia che la carne prodotta in Italia è la carne più sicura, più buona, più salutare che c'è, perché dal punto di vista nazionale noi abbiamo il minor utilizzo di antibiotici, i controlli più performanti, le tecniche di produzione più sicure, la carne italiana è quella più sicura che c'è al mondo. Diciamolo, comunichiamolo con chiarezza, con convinzione e consumiamo carne che fa bene. Noi dobbiamo difendere i valori, le tradizioni, la storia nella quale crediamo, lasciando la massima disponibilità a chi non la pensa come noi, ma non dobbiamo farci imporre da altri quello che è il nostro modo di essere e di vivere. Quindi la tutela di questi prodotti passa da dove, secondo lei, principalmente? La tutela dei prodotti passa dall'economia innanzitutto, perché noi come Regione Lombardia abbiamo dal comparto agricolo un grande e importante contributo, e poi nasce dalla storia, dalla tradizione, dalla piacevolezza che questi prodotti creano al palato di tutti quelli che lo provano.